Signore e signori, Marco Salcito. La musica e le onde sono la mia passione. Quando vedi arrivare un'onda, puoi decidere se farti travolgere o se cavalcarla. È difficile intravedere un'onda, spesso bisogna guardare molto lontano e aspettare che cresca. E quando arriva puoi solo decidere se farti travolgere o se cavalcarla. Nella mia vita da musicista ho affrontato diverse esperienze, conosciuto molta gente e affrontato molti generi musicali. Dopo parecchio tempo mi sono reso conto che in realtà avvicinarsi alla perfezione è pressoché impossibile. Ciò che conta è la ricerca per l'avvicinamento ad essa. E tutto ciò che noi facciamo nella nostra vita in realtà sono delle piccole tessere che si dovrebbero congiungere l'una con l'altra per poter tendere il più possibile verso il raggiungimento di un nostro obiettivo. L'obiettivo è quello che ci interessa soprattutto, ma non l'obiettivo a lungo termine, non esiste un obiettivo ultimo. Ogni obiettivo è legato all'altro. Sempre più vicini, forse, a volte si riescono a raggiungere, a volte no, ma non è questo l'importante. L'importante è cercare di arrivarci. Solo attraverso questi si raggiunge la perfezione, che quindi è la ricerca di un obiettivo e non l'obiettivo in sé. Ogni obiettivo necessita di una tecnica apposta, che molto spesso non è mai stata inventata, ma che si costruisce apposta ad hoc per questo obiettivo. Questo accade nella tecnica chitarristica, per esempio, nella musica, ma anche nel prendere le onde. Ogni onda è diversa dall'altra, bisogna assecondarne i movimenti, cercare di non andare oltre l'onda, seguirla. Nello stesso tempo succede con le onde, con le note o con chi ci sta accanto mentre si suona. Grazie. Grazie mille, è un piacere essere qui. È un piacere condividere con voi questa mattina. Suonerò per voi un brano dal titolo, e speriamo che lo sia, Felicidade di Jobim. Thank you.
Grazie.